Buon pomeriggio a tutti. Intanto dietro di me scorrono delle immagini di un progetto di cui vi parlerò più avanti. Intanto faccio una premessa: Barhaus, come è stato appena introdotto, è un'azienda vicentina che produce porte per interne e la nostra offerta poi è integrata anche da una serie di prodotti complementari come boiserie, parquet, pannelli in generale che vanno ad abbinarsi al prodotto porta. Allora, intanto noi abbiamo ritenuto che i pochi minuti a disposizione fossero un po' limitativi per andare a spiegare dei dettagli tecnici dei nostri prodotti, perché ci sarebbe sembrato ingiusto dover fare una selezione, ovvero il fatto di voler realizzare dei prodotti basati su una o più tecnologie che fossero tecnicamente compatibili con le caratteristiche, con le metodologie costruttive di diversi paesi. Quindi noi sviluppiamo dei prodotti che poi devono andarsi a integrare perfettamente con le diverse situazioni di cantiere che troviamo in giro per il mondo. Questo carattere ci torna poi favorevole in quei mercati come il mercato italiano, in cui si verifica un crollo delle nuove costruzioni a favore poi invece del recupero edilizio, dove le situazioni di cantiere presentano diverse criticità, in cui quindi avere a disposizione dei materiali, delle tecnologie che permettano di adattarsi facilmente senza troppi sforzi e senza dover implicare eccessive manutenzioni o predisposizioni di fuori muro viene molto facilitato. E in questi termini mi ricollego dunque ora al progetto che vedete alle mie spalle, un progetto che ho piacere di raccontare perché ci ha dato notevoli soddisfazioni e perché racchiude, a nostro avviso, il cammino e la filosofia che abbiamo fatto fino a questo momento. Si tratta degli uffici direzionali di Calzedonia a Mosca e degli appartamenti dei manager sempre di Calzedonia. Per questo progetto siamo stati contattati dallo studio Nigri, uno studio di Verona, a cui era stato affidato proprio l'intero coordinamento del progetto, fin dalla scelta della location fino alla definizione e poi alla progettazione degli interni. Allora, particolarmente interessante è stato appunto l'intervento e la collaborazione, il supporto tecnico che è stato fornito fin dalle primissime fasi. L'architetto è partito dalle sue, chiaramente esprimendo le sue esigenze, aveva delle esigenze di tipo estetico, perché innanzitutto l'architetto voleva che tutti i materiali e tutti i volumi fossero perfettamente complanari. Seconda battuta, doveva rispettare delle esigenze legate alla corporate image di Calzedonia e alla filosofia di avere degli ambienti di lavoro particolarmente aperti, favorevoli, diciamo, per le persone che vi lavoravano. Quindi un ambiente molto luminoso, con l'uso di materiali naturali, legni chiari e pietre. Quindi delle esigenze già estetiche ben determinate. Tutte queste esigenze erano abbinate poi a delle caratteristiche di tipo normativo e tecnico, quali ad esempio la fornitura di porte che fossero resistenti al fuoco 30 o 60 minuti. Ecco, combinando tutto un insieme di esigenze, non da ultimo delle esigenze di budget ben determinate, abbiamo fatto un lavoro di gruppo coinvolgendo l'architetto, il general contractor, il nostro ufficio tecnico e siamo riusciti a fornire dei prodotti in pieno rispetto del budget, delle porte resistenti al fuoco integrate a boiserie e in questo senso siamo riusciti, diciamo, a fornire un supporto di cui si necessitava, non da ultimo con l'ulteriore supporto logistico della nostra consociata russa, una società basata a Mosca, che ha fornito l'assistenza e la posa in opera. Ecco, in questo senso per noi è stata un'esperienza molto positiva,
perché abbiamo ancora una volta confermato come il dialogo e quindi la collaborazione tra i diversi soggetti coinvolti nel progetto, quindi fin dalle primissime fasi, può consentire veramente quello che oggi diventa un elemento qualificante. Ho sentito dire anche negi interventi precedenti, innanzitutto rispondere a quelle che siano le esigenze della committenza, rispetto senz'altro dei principi normativi, offrire un prodotto di qualità che sia durevole, che non sia solo bello, e non da ultimo rispetto dei budget, che è una cosa importantissima. In sostanza io, ecco, il concetto, quello che vorrei un po' lasciare oggi è il suggerimento di cercare di fare quanto più possibile squadra, perché solo facendo la squadra e lavorando congiuntamente, collaborando sin dalle prime fasi, si riesce veramente ad essere competitivi e fornire dunque un progetto che sia veramente di qualità. Io non mi sento di aggiungere altro, non ho toccato aspetti tecnici, forse non era proprio aderente alle vostre aspettative, per questo rimando agli eventuali colloqui nel nostro desk, e se avete bisogno di qualsiasi informazione siamo a disposizione.